Yeah. Mm -hmm. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi è la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Il cuore divino di Gesù è la fonte inesauribile della grazia. Questa fonte è stata aperta dal colpo di lancia di Longino e continua a riversare sulla povera umanità torrenti di misericordia. Ringraziamo Gesù per la sua misericordia. E impariamo da Lui ad essere buoni e misericordiosi. Quanto più ci faremo prendere dalla durezza di cuore, tanto di più ci allontaneremo dal Signore, dal Suo cuore divino. Siamo tutti bisognosi di ristoro, di consolazione, di conforto. L'unico modo per ottenere tutto ciò è l'umiltà e la mitezza. Sono queste virtù che fanno discendere la grazia nel nostro cuore. Come un fiorellino viene ristorato dalla rugiada, così il nostro cuore, semite ed umile, viene visitato dalla grazia dello Spirito Santo, rinverdisce e dà frutto a suo tempo. Il cuore mite e umile sarà tratto irresistibilmente da Gesù vivo e vero presente nel tabernacolo. Dialogherà cuore a cuore con lui e non vivrà se non per lui. Ripetiamo spesso durante la giornata questa bella giaculatoria. O oh Gesù mite ed umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. E ripetiamo questa giaculatoria anche per i nostri cari e direi anche e soprattutto per le persone a noi più antipatiche e difficili. Gesù, mite ed umile di cuore, rendi il loro cuore simile al tuo. Questa preghiera avrà un valore grandissimo. Colei che diffuse la devozione al sacro cuore di Gesù fu Santa Margherita Maria Lacoc. Gesù le apparve e fece delle meravigliose promesse per tutti quelli che praticheranno questa devozione. Le promesse sono dodici e possono essere così riassunte. Primo, darò loro, ovvero alle persone devote del mio cuore, tutte le grazie necessarie al loro stato di vita. Secondo, metterò pace nelle loro famiglie terzo. Le consolerò in tutte le loro afflizioni quarto. Sarò il loro rifugio in vita e soprattutto nella loro morte quinto. Benedirò le loro imprese sesto. I peccatori troveranno misericordia settimo. I tiepidi diventeranno ferventi ottavo. I ferventi saliranno presto a grande perfezione. Nono, benedirò il luogo dove l'immagine del mio cuore sarà esposta e onorata. Decimo, darò loro le grazie di toccare i cuori più duri. Undicesimo, le persone che propagano questa devozione avranno il loro nome scritto nel mio cuore e non sarà mai cancellato. Infine c'è la dodicesima promessa, la grande promessa. Io prometto nell'eccesso grande di misericordia del mio cuore che il suo amore onnipotente accorderà a tutti coloro che si comunicheranno il primo venerdì del mese, per nove mesi consecutivi, la grazia della penitenza finale e non morranno in mia disgrazia né senza ricevere i sacramenti e il mio cuore sarà per essi un asilo sicuro negli ultimi momenti. Per essere devoti del Sacro Cuore di Gesù è necessario un certo impegno da parte nostra. Dobbiamo avvicinarci all'Eucaristia. Nell'ostia consacrata vi è il cuore di Gesù vivo e palpitante d'amore. Il devoto del Sacro Cuore cercherà di ricevere spesso la comunione e quando ha un po di tempo di fermarsi volentieri in chiesa per l'adorazione eucaristica. Cercherà inoltre di curare i primi venerdì del mese come richiede Gesù nella sua grande promessa per ottenere la grazia più grande, quella della perseveranza finale. Inoltre si procurerà una bella immagine del Sacro Cuore per venerarla e metterla in un posto d'onore nella propria casa. Il devoto del Sacro Cuore di Gesù farà di tutto per riparare i suoi peccati e quelli del mondo intero. Tutta la sua vita diventerà Un'offerta a Dio gradita. Nella vita di Santa Margherita Maria Lacocque, la confidente del Sacro Cuore di Gesù, la Madonna e la consacrazione a lei hanno avuto un ruolo molto importante. Scrive infatti la Santa: Verso l'età di dodici anni la Beata Vergine si rese talmente padrona del mio cuore che, considerandomi come sua proprietà, mi dirigeva come una figlia lei consacrata, mi correggeva dalle mie colpe e mi insegnava a fare la volontà di Dio. Fu proprio la Madonna a guidare la sua umile consacrata sulle vie della perfezione cristiana e della piena confidenza, fino a farla diventare la confidente del sacro cuore di Gesù. E la Madonna vuole operare questo anche nella nostra vita. Ella ci vuole donare un amore sempre più ardente per Gesù e una confidenza illimitata nella bontà del suo sacratissimo cuore. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Per intercessione... Della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, il Signore onnipotente e misericordioso, vi benedica, vi custodisca e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.